Decine di arresti in tutta Italia per corruzione in due distinte inchieste sulle grandi opere e sul terzo valico ferroviario sono state condotte rispettivamente dai Carabinieri di Roma e dalla Guardia di Finanza di Genova. L'indagine nasce da uno straccio dell'inchiesta su Mafia Capitale e riguarda appunto quattro soggetti che avrebbero avuto a che fare con i lavori del TAV Ligure, che sono anche dei destinatari del provvedimento della Procura Ligure. Tra gli arrestati c'è anche il figlio dell'ex ragioniere dello Stato Monorchio e anche il figlio dell'ex ministro dei trasporti e delle infrastrutture Lunardi, che però risulta indagato a piede libero. La consegna di una tangente è stata documentata dagli investigatori all'interno di alcuni uffici di un consorzio. Il premier Renzi, a proposito della vicenda, ha commentato sperando in un processo equo e rapido. Le fiamme gialle hanno eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare ed anche oltre alle misure stesse anche decine di perquisizioni in diverse regioni italiane. Complessivamente sono una ventina gli indagati.